ragazzi, benvenuti o bentornati qui sul canale Glacial Arts, il canale per veri collezionisti, amanti della cultura nerd e creativi. Oggi, come avrete ben capito dal titolo, abbiamo una nuova recensione riguardante il grandissimo e iconico Joker, direttamente dalla serie animata e per la linea DC Direct, dedicata a Batman, ovviamente, delle avventure di Adventure o Continue, quindi la serie proprio animata. Ovviamente vi ricordo come sempre di seguire i miei social qui che ci sono in descrizione, Instagram e Facebook, dove di solito posto dei sondaggi dove voi potete scegliere appunto le figure da portare qui sul canale. Lui, il nostro Joker, è riuscito a vincere la sfida con The Terminator, quindi adesso qui la recensione è arrivata grazie a questo vostro sondaggio, questa vostra scelta. Ma vediamo la figure nel suo box, che praticamente è molto semplice, quindi un design molto semplice ed efficace, con la vetrinetta che già lascia intravedere tutta la figure e degli altri lati praticamente quasi nulla in pratica, anche dietro soltanto una piccola immagine del Batman in arancione. Quindi non direi di non perdere altro tempo e di vedere direttamente il nostro Joker fuori dal blister. Ed eccoci qui con il nostro primo Joker che vediamo qui sul nostro canale, con tutti i suoi gadget fuori dal blister. All'interno trovate una piccola checklist di tutti i personaggi di questa serie che potete appunto trovare, che sono stati prodotti. Ovviamente adesso non li producono più perché forse a quanto pare questa azienda è fallita, quindi è chiusa. Quindi prendete i pezzi che sono stati creati, li troverete in giro, però sicuramente con costi che aumenteranno con il passare del tempo. Quindi magari cercate di prenderli più in fretta in questi momenti, magari dai fornitori, che sicuramente non li troverete più. E adesso vediamo subito i gadget che troviamo all'interno del nostro Joker, che praticamente sono composti da due paia di mani intercambiabili e due gadget. Allora, iniziamo subito dai gadget, veramente con il primo è un pesce sorridente, un pesce finto, che lui utilizza magari nelle sue gag, da pazzo qual è, ed è fatto morire molto bene, in bianco, con il visino che sorride, e appunto... Con questo sicuramente ci sono le mani anche intercambiabili, che hanno proprio la presa sicuramente per appunto poterlo posare con il pesce magari preso dalle dita. Infatti sono tutto con uno sculpt diverso, anche se è un po' leggermente strano perché c'ha l'indice che è un pochettino più grosso rispetto alle altre dita, quindi è un po' strano questo sculpt. Però è fatto a livello di painting molto bene, perché è tutto di un unico colore grigio chiaro, ghiaccio praticamente. E poi abbiamo, oltre a questo, la pistola iconica, sempre quella praticamente finta, con il bang che compare alla punta praticamente dal foro della pistola. Con questa praticamente può essere abbinata invece a questo paio di mani, che hanno proprio la presa della pistola che spara praticamente, quindi sempre fatto lo stesso colore dell'altro paio di mani. Però questo infatti ha, come vi dicevo, l'indice leggermente più fino rispetto a quello, quindi è un po' strano lo scopo dell'altro paio di mani. Potevano farlo veramente identico, invece guardate qui, confrontandoli, cioè l'indice è molto più grosso in questo, quindi non capisco il motivo. Se lo sapete spiegatemelo voi, non lo capisco in effetti. Per il resto ovviamente andiamo a vedere adesso il nostro Joker della serie animata direttamente, che è fatto molto bene. Guardate qui che bello questo sculpt con la sua risata iconica, uno dei Joker più belli forse di sempre a livello di versioni, che faceva parte appunto della serie animata iconica di Batman. Ho fatto un po', c'è il foro vendere qua, che la di separazione fra i busto. Ma vediamo quali sono le articolazioni di questo Joker, che è un po', ovviamente lo vedete, molto sagomato, visto che viene da un cartone animato. Allora, abbiamo la testa che può girare da entrambi i lati e può alzarsi leggermente sia verso l'alto che pochissimo verso il basso, perché ovviamente con questo momento non può fare grandissimo movimento. Poi abbiamo l'articolazione qui al braccio, che può alzarsi e ovviamente ruotare. Articolazione al gomito, non grandissima perché arriva fino a questo punto e poi si ferma, quindi non c'è l'articolazione doppia che di solito vediamo in quelle più moderne. Anche ovviamente ostacolata dallo sculpt, che è una versione più particolare. E poi abbiamo l'articolazione qui alla mano, qui il braccio ovviamente può anche ruotare. Poi l'articolazione qui al busto, quindi
può ruotare il busto molto bene, anzi con questo praticamente giacchetta in plastica morbida lo permette questa rotazione. Poi abbiamo l'articolazione della gamba che può alzarsi così e andare indietro in questa maniera, e poi c'è un'articolazione molto particolare che praticamente lateralmente, quindi la gamba può fare un movimento molto, molto strano, non umano quasi. E poi c'è l'articolazione al ginocchio che arriva sempre molto limitata, non arriva a un raggio massimo. E poi non è tanto bella anche da vedere per il fatto di questo taglietto tipo triangolare che c'è qui sul ginocchio. E poi il movimento invece delle piede, che si può soltanto ruotare, non può andare sopra o sotto, quindi neanche alla punta si può piegare. Quindi è molto, a livello di articolazioni abbiamo molta limitazione, mentre il raggio delle gambe può andare ovviamente 180 veramente molto bene in questa maniera, anche se è bruttissimo da vedere tutto questo tipo di articolazioni. E in più c'è anche qui sopra, ci dovrebbe essere l'articolazione ovviamente che fa permettere appunto di andare avanti e indietro, anche se è molto, come vi dico sempre, molto sagomato, essendo un cartone animato ha questo design molto particolare, però iconico ovviamente. Ma andiamo a vedere invece l'altezza del nostro Joker e il peso. E a livello di altezza con il nostro metro vediamo che il Joker misura 15,5 cm, quindi stiamo prendendo un po' più di 6 pollici. Mentre per quanto riguarda il peso, il nostro Joker misura 94,3 grammi. Ma adesso andiamo al nostro angolo del personaggio. Ed eccoci arrivati qui nell'ultima parte della nostra recensione, in cui scopriamo una piccola curiosità, anzi piccola descrizione inerente al personaggio per chi magari non lo conoscesse. Il Joker è un personaggio immaginario nato dalla collaborazione di Bob Kane, Bill Finger e Jerry Robinson, che è esordito nel 1940 nel primo numero della serie a fumetti Batman volume 1, pubblicata dal DC Comics. Nelle prime traduzioni italiane era stato chiamato il Jolly, nome italiano più diffuso dell'omonima carta da gioco. Basato sulla figura del pagliaccio malefico, il Joker è uno dei supercriminali più famosi della storia dei fumetti e l'arcinemico del Cavaliere Oscuro, presentato come uno psicopatico con un senso dell'umorismo distorto e sadico. Negli anni 50 divenne un innocuo ladro o un grottesco folle in risposta alla regolamentazione della Comics Code Authority, prima di tornare alle sue radici più oscure all'inizio degli anni 70 in quanto nemesi di Batman. Il Joker ha fatto parte delle storie che definiscono il supereroe incluso l'omicidio di Jason Todd e la paralisi di Barbara Gordon. Antitesi di Batman nella personalità e nell'aspetto, il Joker è considerato dalla critica il suo perfetto avversario. Il Joker a volte lavora con altri supercriminali di Gotham City, come il Pinguino e Due Facce, e gruppi come la Lega dell'Ingiustizia, ma queste relazioni spesso crollano a causa del desiderio del Joker di un caos sfrenato. Sebbene la sua ossessione principale sia Batman, il Joker ha combattuto anche altri eroi, tra cui Superman e Wonder Woman. La sua follia e la sua imprevedibilità lo rendono uno dei più terribili criminali di Gotham City, nonché uno dei personaggi con il più alto numero di omicidi a carico. Quando una guerra nucleare ha privato tutti gli esseri viventi dei loro superpoteri, è stato reso sano di mente. Tuttavia questa condizione è stata solo temporanea e presto è tornato ad essere quello di un tempo. Nella serie animata degli anni 90 gli è stato conferito un lato giocoso e festoso, tanto che in alcune scene si rivolge direttamente al pubblico, ad esempio con frasi come «Non fatelo a casa, bambini». Si è classificato al secondo posto nella classifica dei più grandi cattivi nella storia dei fumetti, secondo IGN. La rivista Wizard l'ha collocato invece al primo posto, mentre Empire, nella sua lista dei migliori personaggi della storia dei fumetti, lo ha collocato all'ottavo posto. Nel sondaggio tra i migliori 100 personaggi immaginari, il Joker si è classificato al 30° posto. Le sue origini, mantenute intenzionalmente misteriose, sono state rinarrate e approfondite da Alan Moore e Brian Bolan in The Killing Joke del 1988, ed è da Ed Brubaker e Doug Mank in L'Uomo che ride nel 2005 e in Batman Confidential nel 2007. Quindi questi diciamo che sono gli aneddoti più importanti riguardanti questo personaggio. A livello di figure, come abbiamo visto, ha ovviamente dei difetti, perché essendo un cartone animato ha queste figure un po' più geometriche, più sagomate, quindi è difficile che avrebbe avuto mai delle articolazioni più diciamo espansive e migliori rispetto a queste che vediamo adesso.
ma ovviamente da vedere esteticamente è fatto molto bene. E tutte queste sfumature, questi colori che vediamo qui appunto nei bordi della giacca e dei pantaloni, rimandano appunto a quell'atmosfera cartunesca di quegli anni, degli anni 90. Quindi vedendo questa versione è fatto molto bene e mi piace molto da tenere in collezione. Al momento addirittura il primo Joker che riesco a prendere in collezione, quindi vediamo quanto visto che è uno dei miei personaggi preferiti insieme anche a Wolverine, vediamo quante versioni riuscirò a portare sul canale e anche in collezione. Fatemi sapere come sempre se anche voi l'avete preso in collezione e se è uno dei migliori Joker in quanto action figure, o fatemi sapere appunto qual è secondo voi la migliore action figure del Joker, di questo personaggio. Scrivetemelo qui sotto nei commentini, ovviamente, lasciate un like, condividete e come sempre se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sui futuri video. Dal vostro Glacial è tutto, dal vostro Joker con la pistolina Bang, alla prossima ragazzi, allora!